Pesce uno stronzo sei. Va bene. Andiamo a conoscere il sottobanco qua. Ci incontreremo con il capobanco Skid. Capobanco è come gli squali chiamano il proprio leader. Gli squali sono compagni mercenari, sono in buoni rapporti con loro, perciò penso che Skid potrebbe perlomeno ascoltarci. Bisogna tenere a mente che affrontano il combattimento con una mentalità diversa dalla nostra. Perché loro lottano per la gloria. La guerra ha significati diversi a seconda della persona con cui parli. Ognuno ha i suoi motivi per uccidere e rischiare la propria vita. Per me e i miei simili, la guerra è semplicemente un modo per mettere il cibo in tavola, ed è l'unico modo di vivere che conosciamo. Per gli squali però è diverso. In che modo? Probabilmente è meglio sentirlo direttamente dalla fonte. Entriamo. Non avevo mai riflettuto su questa cosa. Vabbè, quella gliel'ha spiegato in fin dei conti. Guarda che figo. Con i baffi. Sostanzialmente vorreste che ci unissimo alla vostra battaglia contro l'impero? Sì. Il duca Aldric cospira per scatenare una guerra di conquiste ai danni della Lega, senza nessun motivo valido se non quello di saziare la propria ambizione. Stiamo cercando alleati per contrattaccare. Questa non è una semplice scaramuccia, compare. Mi sembra chiaro che chiunque si unirà a te rischierà la vita, o sbaglio, Barnard? No, credo che tu abbia ragione, ma non dovrebbe essere una novità per noi mercenari. I Sawad sono già sotto contratto con Eucyris, e che le sabbie possono inghiottirci se mai dovessimo infrangere un contratto. Arr. Percepisco dello scetticismo, eh? Ora sicuramente li dovrò aiutare con una cosa. Oddio. Che cazzo è? Ah no, stanno ballando? Che cos'è? No! Hanno il loro inno! Sto volando! Dalla sabbia nati, di martello armati, da tutti temuti squali. Vabbè, ora sicuramente succederà un casino in qui in città. Li dovrò aiutare e una volta che li avrò aiutati, poi mi diranno: ok, ci alleiamo con voi perché abbiamo capito che siete delle persone onorevoli, eccetera, eccetera. Sì, ma non, perché non va avanti? Devo assorbirmi tutta la musica, la canzone? Ah, salta. Oddio, salta, sì, saltiamo. Ah no, però aspetta, forse mi chiedevano qualcos'altro? Ah, ecco, vedi, forse. Vabbè, ma certo. Complimenti per la tua sicurezza, Nova. Non ero sicuro che avresti accettato così in fretta. Vabbè, mi avranno chiesto sicuramente qualcosa. Ecco, quindi cosa ti aspetti che faccia, Skid? La gara di squali sca. Cala. Anzi, pensavo qualcosa di peggio in realtà. La gara di cui parlavano prima. Pensavo peggio. Oddio, quindi io. Ah, certo, perché ora posso comandare la nave. No, ma è bellissima questa. Se voglio che gli squali se ne devo vincere la corsa. Skid non ha detto che devi vincere. Penso che una prestazione ammirevole sia sufficiente. Io voglio vincere invece. Ah, vabbè, se è solo questo, allora non è un problema. La possiamo fare ora, easy. Io pensavo che ci fosse una cosa di mezzo. Perché solitamente in questi giochi prima ti fanno fare tipo una cosa particolare, tipo combattimenti, guerre strategiche, cazzate varie. E poi si alleano a te. Però se è solo la gara, io ci sono come partecipante. Eccoci. Dai, se è solo questa la posso fare come gara. È veloce. Se, ovviamente se non devo perdere tempo nel prepararmi la nave, perché magari mi dice devi costruirti la tua nave e quindi devo andare in giro a farmare oggetti. Ma davvero interessante. Non preoccuparti, compare, ti addestrerò per diventare un vero capitano di squali scafi. Io sono Eupherius VII, ma puoi chiamarmi Coach. Ora preparati e tieni il passo. Minchia, decollavo. Ciotto, ma te. Dunque, è stata un'idea del capobanco.
Allora dovrò farti lavorare ancora più duramente. Com'è che ti chiami? Nova, coach. Eccellente risposta, Nova. Adesso iniziamo l'addestramento. Vai, vediamo sto addestramento. Oddio, vediamo se hanno fatto la gara di go-kart alla Super Mario Kart. Tipo con gli oggetti che posso usare. Hanno fatto una cosa del genere, impazzisco. Sembri rapito da questi squali. Allora, prova a battere il tempo obiettivo di ogni gara. Raccogli le anime fluttuanti sulla pista per caricare lo scatto. Poi attivalo nel momento opportuno per andare più velocemente. Cancelli. Non devi attraversarli per forza, ma se non lo fai riceverai una penalità di 3 secondi. Piattaforma di salto scatto. Se ne vedi una, passaci sopra per scattare. Tornado. Ti faranno rimbalzare quando li tocchi, quindi cerca di evitarli. Ah, ok, quindi è la classica corsa tipo dove devo centrare i cosi. Ah, ma dovevo... Ah, fanculo, lo scatto si fa con la... Certo. Io devo andare avanti, però lo scatto solo è con la X. Aiaiaia. Oddio. Certo, un po' di manovrabilità in più potevano darle effettivamente. Ogni quanto posso fare lo scatto? Ogni 3? Sì, ogni 3. Che bellezza! Ok, il record qua l'ho fatto però. E così si conclude il nostro addestramento. Ah, va bene, pensavo peggio. E preparati per la gara di domani. Ok. Riposati un po' prima di svenire. Dov'è la locanda? La locanda sabbia increspate. Buon riposo. Beh, una locanda sola c'è qui, quindi non è che puoi fare altro. Allora, qui una volta fatta la gara di... Secondo me poi ovviamente devo battere lui anche ad una gara, sicuro. Per poterlo reclutare devo batterlo in una gara. Va fatto una bella dormita, mi è saltato pensando alla gara di domani, non riuscire a dormire. Va bene. Ma sono davvero su di giri per domani. Sarà proprio divertente. Facci piano, tigre. Arr. Ok, dai, questa è easy. La possiamo fare subito. Cioè, spero di farla subito. Ascoltate, la prossima gara sarà speciale. Mi trema la pinna dall'agitazione. C'è un partecipante speciale oggi. Ha fatto fuggire a gambe levate i Galdeani a Ishan. E adesso è a capo dell'alleanza. È l'unico, il solo Noah. Minchia, poca pressione. Vai a goderti il bagno di folla. Il nostro amico qui andrà in guerra contro l'impero e ha chiesto l'aiuto degli squali. Ma prima dovrà provare il suo valore tra le dune di sabbia. Questa gara ci dirà se è tutto pin e niente zanne. Tutto pin e niente zanne. Che la gara abbia inizio. Ok, dai, ci siamo. Magari tieni a bada l'entusiasmo. Punta al secondo posto. Dovrebbe essere sufficiente per sbalordirli. No. Fanculo, io devo vincere. Fagli vedere cosa mi si fa. Minchia, Madonna, è impazzito pure lui. Se giri tutto in una volta, praticamente la nave impazzisce e sbanda. Vedi, devi andare, tipo, devi fare il giro piano piano. Ecco. Anche se è qua. Oddio.
Ecco, vedi, devo fare tipo simil derapata quasi. Eh sì, se lo faccio devo fare simil derapata. Infatti ho fatto anche meglio, quindi appunto al secondo posto. E invece ce l'ho fatta, ho vinto primo posto, parola mia, devo ammetterlo, mi hai colpito. Il tuo intenso e lungo addestramento ha dato i suoi frutti, compare. Deve essere stata una delle gare più combattute che abbia mai visto. Oh, ha battuto anche l'Eurof. Che battaglia e che spirito incredibile, compare. Questo nuovo è davvero un guerriero dalle pinne d'oro. Urrà per lui. Ecco, ora però fatevi reclutare tutti insieme, che mi servite per il good ending del gioco. Perché sicuramente il good ending sarà tutti i personaggi. Hai fatto una gara magistrale, compare. Hai dimostrato il tuo valore in tutto e per tutto. Sei soddisfatto, quindi? Sì, noi squali saremmo onorati di unirci all'alleanza. Minchia, così facile? Se vedrai come un banco di squali può fare... Vedrai come un banco di squali può fare a brandelli anche un nemico potente come l'impero. Oh, Skid entra nel gruppo. Capobranco squalo. Grazie mille. Ce l'hai fatta. Ne è valsa la pena. Yes. Necessito del mio premio. Questo è per te. Oddio, ho del premio. Armatura metallo dorata. Forse il premio cambia in base a dove ti piazzi. Il più grande premio che gli squali possono conferirti. Il cazzo. No. Ottimo lavoro, compare. Affiderei sicuramente la mia vita a te. Coach? Non più, compare. Ah, si unisce anche lui. Porta con te il nostro miglior guerriero, Eupherius VII. Ah, top. Top. Guarda che bello con la mazza chiodata. Cioè, con la palla con gli speroni. Non è tanto una mazza chiodata, però. È una catena chiodata, più o meno. Sarò onorato di combattere al tuo fianco. È un onore averti con noi, Coach M. Eupherius. Quindi il castello dell'Alleanza è da quella parte? Andiamo. Però non si è reclutata quella della nave. Faremo meglio rientrare anche noi. Però noi rientriamo ora, piano piano, un secondo. Qui non abbiamo premura. E possibilmente me l'ha fatto reclutare in una volta sola, perché ho fatto il punteggio più ho fatto il punteggio più alto. Perché quello mi ha detto, dice, puoi puntare al secondo posto. Invece io ho battuto tutti, quindi si è unito subito. Perché secondo me, per reclutarlo mi avrebbe chiesto di fare un punteggio migliore, forse. A meno che lui si recluta per trama e quindi sti cazzi. Ecco, io voglio parlare con te. Tu ti recluti oppure no? Non pensavo sarebbe il giorno in cui hai preso un sempliciotto come te. Ah, ecco, mi unirò al tuo esercito. Ok, reclutiamo anche lei. Ah, vedi, ho azzeccato. Vedi, una dovevo sfidarla. Su un percorso diverso, se batti il nostro tempo otterrai la vittoria. Ok. Quindi è un altro percorso questo, minchia. Quindi ora non lo conosco, è un problema. Noi non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno. Ok, non prendiamo i tornadi. Via. Wow. Merda. Mi ha rallentato, non so perché, ma ok. Oddio, no, non ho preso il coso. Oh. Vabbè,
Dai, dai, che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Siamo qui, siamo qui. Dai. Dai, sono easy ste gare, su. Fenomenale, mi è sconfitta. Ora non ho dubbi sul fatto di poter contare su di te. Hola. In un baleno. E che io possa affogare se mento. Oh, io ed Eurof saremo al tuo servizio. Ti porterò verso gli orizzonti più lontani. Scarlet, tra l'altro, si chiama. Ah, anche lei combatte. Ma ha una pinna di squalo come arma? What the fuck? Anche lei combatte. Scusa, ma l'obiettivo è tornare a casa a sto punto? Allora, aspetta, fammi vedere, perché... Sì, devo ritornare al castello. Vabbè, ma penso che devo tornare alla sala grande. Sì, ok, quindi... Ok. Minchia, sto smalto eccellente, dove cazzo si trova lo smalto eccellente? Cioè, ho tutta la... ho tutto il livello 2 praticamente fatto. E devo trovare sto smalto eccellente. E si troverà sicuramente, non lo so, nella zona del deserto o da qualche altra parte, perché è impossibile che ancora non l'abbia trovato. Dovrò cercare, dovrò cercare. Allora, intanto voglio controllare una cosa, però. Se ci sono nuovi personaggi che sono spuntati, ma credo ancora di no. Infatti, ancora non ne sono spuntati nuovi. Perché i personaggi nuovi spunteranno nel momento in cui... dirò all'alleanza di aver reclutato tutti quanti. Però per evitare problemi... facciamo un altro salvataggio. Ecco, e comunichiamo adesso che abbiamo l'alleanza pronta. Così possiamo passare al prossimo step. Al rapporto. È un piacere averti con noi. Suppongo che il nostro lavoro sia finito. Benissimo. Adesso possiamo chiamare gli squali in aiuto. Ci servono notizie del gruppo design. Oh, ok. Ah, forse è obbligatorio allora. La loro operazione è ancora in corso. A dire il vero, stavo proprio per tornare all'impero. Mi ha concesso partire? Ah, ciao Ale, buonanotte. Intanto sto staccando anch'io, quindi non è un problema. Mi ha concesso partire? Se dico vai pure, allora si trasferisce direttamente a Sign, penso. Ma vediamo, fai pure. Sicuramente hai ragione, tornerò con buone notizie.